Teresanna si sposa, la proposta di matrimonio sul lungomare di Napoli. Teresanna di Uomini e Donne si sposa, è arrivata la proposta di matrimonio del compagno Giovanni con un flash mob. È ufficiale, Teresanna Pugliese di Uomini e Donne si sposa. Il compagno Giovanni ha finalmente fatto la sua proposta di matrimonio. È successo sabato 23 dicembre in modo originale e creativo. Il ragazzo ha chiesto la mano dell'ex tronista sul lungomare della loro città, Napoli, e con un flash mob. Teresanna, durante una normale passeggiata sul lungomare partenopeo, ha prima visto una serie di palloncini a forma di cuore alzarsi in cielo e poi il compagno inginocchiarsi davanti a lei con un anello in mano. Nel frattempo altre persone avevano composto con le loro magliette la scritta "Will you marry me, Terry?". Durante il magico momento era presente pure Francesco, il figlio che la coppia ha avuto 2 anni e mezzo fa. La pugliese si è emozionata e ha subito risposto di sì per poi baciare ed abbracciare il suo futuro marito. Dunque, diventa finalmente realtà il sogno di Teresanna Pugliese. L'ex fidanzata di Francesco Monte non ha mai nascosto il desiderio di volersi sposare. In realtà, da buona tradizionalista, sognava prima il matrimonio e poi i figli, ma l'inaspettata gravidanza ha mischiato un po' le carte. Francesco, Giovanni e io siamo una famiglia meravigliosa e, non lo nego, ci piacerebbe avere un altro figlio. Prima però vorremmo sposarci e coronare, con una bella cerimonia religiosa, il nostro amore, ha di recente dichiarato l'ex protagonista della corte di Maria De Filippi. Detto fatto, nel 2018 Teresanna indosserà l'abito bianco e andrà all'altare per giurare amore eterno al suo Giovanni. Chi è Giovanni, il compagno e futuro marito di Teresanna? Giovanni è napoletano ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Teresanna dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo non aveva mai seguito la pugliese in TV e si è innamorato di lei conoscendola nella vita reale, grazie ad amici in comune. Dopo un lungo corteggiamento, i due sono andati a convivere e hanno avuto il piccolo Francesco, chiamato così in onore del padre di Giovanni.